Nice game, interesting game for the fans. È stata una partita bella e divertente per i tifosi. In a great atmosphere. In una grande atmosfera. For us it was the second time in a row that we had to face the, you know, the tough face of basketball, you know, because we lost from Efes with a buzzer beater, 3 points, and today we lost like this. Sì, per noi è la seconda settimana di fila che facciamo conoscenza con la parte molto brutta della pallacanestro. Abbiamo perso con l'Efes su un tiro da tre sulla sirena e oggi abbiamo perso, come avete visto. So I believe that we deserve much, much more from this Euroleague. Quindi, what we get until now. Quello di sicuro ci meritavamo una situazione migliore di quella che abbiamo. We control the rhythm of the game, which is important when we play against Milano. Abbiamo controllato il ritmo della partita che volevamo contro una squadra come Milano. We have better numbers in assists, steals, and the turnovers. We just missed some rebounds. Abbiamo guardato i numeri dei rimbalzi, degli assist, delle palle recuperate. Abbiamo solo sbagliato e perso qualche rimbalzo. But finally we lost. Ma alla fine abbiamo perso. So congratulations to Milano. Good luck. E quindi devo fare i complimenti a Milano e in bocca al lupo per il resto della stagione. Se avete domande. So proud of my players because I told them before I game it was the most difficult. The beginning of this series season because you know Kimki's great team and the ranking that they have is not right because they play the same level in Fenerbahce Arena. They lost in the last second 9 meter shots or by against FS Pilsen. You know FS Pilsen, I told you that everybody knows that they're rostered for Final Four. And also today's result is clear about that. But not only because my players were really tired, 2-3 players were sick. Never reach out, and we were paying these last 2 days all the effort that we did for the 10 days before, and they stay over the mistakes, focus on the game plan. They did a great job on Svet, and we come back in the third quarter with the right rate. And then when we miss it in the final, the open shot to win, we stay on defense and we won the game in defense. So I'm so proud of them. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori. Avevo detto prima partita che questa sarebbe stata la più difficile partita di questo inizio di Eurolega perché Kimki aveva una classifica bugiarda, avevano giocato alla pari con Fenerbahce sul loro campo, avevano perso con l'Efes con un tiro alla sirena, sulla sirena a 9 metri. L'Efes ha un roster da Final Four, l'ha dimostrato anche stasera battendo il Fenerbahce. Siamo stati in grado di giocare sopra i nostri errori, di continuare con game plan a dispetto degli errori. Nel terzo quarto abbiamo cominciato con il ritmo giusto e poi abbiamo fatto un grande lavoro su Svet e nel finale abbiamo sbagliato i tiri aperti che avrebbero chiuso la partita, ma ancora siamo rimasti lì con la difesa ha tenuto e alla fine abbiamo vinto la partita e questo è il motivo per cui sono molto orgoglioso di quello che ha fatto la squadra stasera, tenendo conto che mancava Nedovic, che eravamo stanchi con 2-3 giocatori anche malaticci e quindi a maggior ragione sono orgoglioso della situazione. Ho ricordato tutto. Buonasera coach.